Allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Lo so, è da un po' che non vedete video di Castle Clash e ultimamente se ne vedono sempre di meno. Però, ragazzi, è stato un periodo molto indaffarato, ecco, e non ho avuto molta possibilità di fare video di Castle Clash. Ma quest'oggi siamo ormai giunti al 15 di marzo, quindi wow, sono veramente in ritardissimo. Di solito lo faccio la prima settimana di marzo, il video, cioè la prima settimana del mese, il video in cui mostro il mio altare, in cui mostro i cambiamenti. Ma questo mese, purtroppo, fra appunto vari impegni e varie cose, ho avuto molto da fare e non ho potuto farlo prima. Quindi, fatta questa piccola premessa, vi chiedo scusa se appunto ho portato poco Castle Clash sul mio canale, perché ho già spiegato le motivazioni, inutile continuare a ripeterlo. Vediamo quelli che sono stati i cambiamenti sul mio account, o nel mio account, fate un po' voi, da febbraio a marzo. Allora, prima di tutto c'è un villo che, come vedete, è cambiato. Io ringrazio tantissimo Snowlab, il quale mi ha fatto questo villo e il quale mi sta dando tantissimo la mano, soprattutto con gli eventi, quindi veramente ci tengo di cuore a ringraziarlo, perché da solo non riuscivo a stare dietro tutto quello che c'era, cioè a malapena riuscivo a spazzare ormai, quindi ecco, appunto, sono pure pieno di cose da fare. Sicuramente ho altra roba da spazzare, se non ho 20 spade qui. Ecco, appunto, 20 spade. Cominciamo a vedere subito che cosa è cambiato di importante. Allora, gli eroi che sono arrivati nuovi, vediamo un po', se non mi sbaglio non ho preso nessun nuovo eroe. Ah, sì! Allora, calma. Sono successe diverse cose in questi ultimi... in quest'ultimo mese, ecco. Quest'ultimo mese abbondante. Allora, prima di tutto ho evoluto Medusa. L'ho portata Evo 2 Skill 10. Non so se avevo già fatto vedere il mese scorso, ma mi pare proprio di no. Mi pare che l'ho fatto a metà febbraio questo, ecco. Dio della guerra gliel'ho portato a 6 e piano piano le sto portando l'iscrizione a livello 100, perché è un eroe che veramente mi piace un sacco. Ho portato la skill a 10 e deve fare tanto male lei, perché è fantastica. In seguito a cambiamenti nell'account, nel villaggio e vabbè in varie tecniche di gioco, ho deciso di portare su il benedettissimo Trentauro, come avete visto. Eccolo qui, ho deciso di portarlo su e gli sto portando su anche la skill a livello 8. Volendogliela potrei far salire subito, però non ho questa urgenza immediata, quindi posso aspettare ancora un po' e andare avanti così. Un nuovo eroe che ho trovato, che desideravo tantissimo, ma forse già l'avete visto quando scorrevo l'altare, è lui, il mitico Rodolfo. Ragazzi, lo adoro, è un eroe fantastico, sono veramente contentissimo di averlo trovato e wow, non pensavo sarei riuscito a trovarlo e ho notato che la skill non ho bisogno di portargliela su di tanto, perché alla fine, cioè, lui non è che lo uso per fare le skillate, lo uso più che altro per congelare, quello che mi piace di lui, il fatto che skill in automatico non mi interessa tanto il danno che fa quanto quel secondo ricongelamento in più che riesce a dare, e questa è una cosa che veramente mi piace un sacco. L'ho fatto voluto con i frammenti perché purtroppo non ho trovato solo una copia, ma già tantissimo. E wow, è un eroe che veramente mi piace tantissimo, un eroe che veramente mi dà soddisfazione e che mi aiuta soprattutto nelle ondate contro gli eroi in eroisia, no? Com'è che si chiamano queste ondate qui? Non ho ben presente adesso. Ah sì, le prove eroe, ok, quindi nelle prove eroe. In quest'ultimo periodo sono riuscito a fare un po' di lava e questo mi ha dato la possibilità di ottenere diverse cose, cioè di comprare un po' più roba dal magazzino, di fare diverse cose. Comunque, fare lava veramente mi sta dando tanta roba. Ecco, ho riscosso anche un po' di cristalli blu, quindi alziamo a 98 la carissima. Cioè, guardate lì quanto fa. Quanto cavolo fa. Wow, sono 14.000 di attacco base, 14.102 di base, più Dio della guerra, mamma mia quanto è bella. Comunque non sono qui per parlare soltanto di Medusa. Che cos'altro è cambiato? Allora, pensiamoci un attimo. Per quanto riguarda le ondate, sono rimasto sempre con le stesse ondate, non sono andato avanti, ormai non provo le ondate da tantissimo, sì. È veramente, veramente un sacco che non provo ondate. Sono mesi, da quando è uscita la F, ci ho provato un paio di volte, ma ormai non ne vale la pena, quindi ho continuato a spazzare la A. Pazienza, mi sono arreso così. So che inizio video vi ho detto 15 marzo, in realtà io lo sto registrando il 14 marzo questo video, quindi non c'è ancora l'aggiornamento che arriverà domani, appunto 15 marzo, quindi io non ho ancora il nuovo eroe che uscirà fra poco, ma questo lo vedremo direttamente il mese prossimo o fra 3 settimane, insomma. Comunque lo rivedremo al Romix, penso ci rivedremo al Romix. A proposito ragazzi, approfitto di questo video per dirvi che, per annunciarvi o ricordarvi, fate un po' voi, se verrete al Romix ci vedremo sicuramente lì, perché verrò per almeno 2 giorni pieni e voglio divertirmi insieme a voi. Per il resto non mi pare siano state aggiunte nuove modalità, nuove cose, semplicemente vi faccio rivedere il mio altare come ogni mese ormai, perché poi magari trovate qualcosa in più voi che a me non mi viene in mente, perché magari i cambiamenti li faccio, ma
non me ne rendo conto. Non so se vi avevo già mostrato la skill a 8 della sirena, ma questa mi pare che fosse vecchia come cosa, ecco. La sirena skill 8, poi ho portato a livello 200 qualche eroe tipo appunto la sirena, medusa, vediamo un po', mi pare Grimm ho portato a 200, poi questi sono livelli, sono cose semplici, non sono cose alle quali do molto peso. Poi vi faccio vedere tutto quanto la terra degli eroi, così voi potrete appunto vedere se ci sono cambiamenti, come setto gli eroi, come non setto gli eroi, come insomma le varie cose. Ah sì, no, il druido già l'avevo fatto vedere, livello 200, evo 2, perché appunto ha rallentamento 5 e quindi lo utilizzo per fare l'arcidemone, che wow, mi diverte tantissimo fare l'arcidemone quando c'è quello lì che posso fare. Per gli altri non ho ancora un set di eroi abbastanza buono, però bene o male riesco a fare un minimo di danno a tutti quanti gli arcidemoni, quando va meglio e quando va peggio. Allora, direi che un eroe che potrò alzare successivamente, perché adesso porterò la skill di... come si chiama? Del Trentauro, la porterò a livello 8. Successivamente non so bene che cosa fare, cioè quale eroe alzare, quindi... tu saresti carina, però ti devo fare evo 2, non ho copie. Vediamo un po'. No, sinceramente tu dovrei evolverti anche, ma sinceramente non ho tanta voglia di evolverti. Anche perché non saprei dove usarti, quindi facciamo finta di niente, non ti ho visto, al massimo evolvo qualche eroe di quelli stupidi che ho... Ah sì, ho provato anche un paio di casse talento questo mese, ma ovviamente ragazzi, rigenerazione 5 non si è ancora vista. Come vedete ho avanzato, cioè ho incrementato la mia velocità di tocco qui per far vedere tutti quanti gli eroi, perché questi qui sono i secondari. Oh, ma io ho una Candy Cane, da dove è uscita una Candy Cane? Quando... ok, ciao Candy, c'è la skill A4, ok, perfetto. Questo tranticuore teoricamente serve per fare l'arcidemone alla skill A1, ma non lo so, cioè non mi è mai stato utile alla fine, quindi non so se veramente vale la pena tenerlo così, magari non dare spazio ad un altro eroe, però non ne ho idea. Abbiamo finito gli eroi, allora vediamo un po' che cos'ho nel magazzino, ma prima del magazzino vediamo un po' che cos'ho qui nella piazza degli mascotte, sempre italianissimo. Allora, non riesco a ricordare quanto fossero alti di livello i miei eroi il mese scorso, se non sbaglio non riuscivo il mese scorso a prendere questo bonus, questo qui, se non mi sbaglio l'altra volta, cioè il mese scorso, non riuscivo a prenderlo perché non raggiungevo il livello 16. Successivamente ho avuto un po' di fortuna, finalmente sono riuscito a portare su i miei pet e quindi sono riuscito ad incrementare il livello di bonus. Sì, lo so, avete visto che Auroria è livello 1 e ne ho 42 copie su 3 richieste. Perché non la porto su di livello? Perché Auroria, che nome del cazzo, è un pet che, come vedete, non dà ancora nessun bonus, o almeno se non l'hanno inserito adesso fresco, non ne dà, no, infatti non ne dà, e quindi non mi serve portarla su. Sì, sono punti che, insomma, potrei aumentare, potrei fare... come sto parlando oggi? Sono punti che potrebbero aggiungersi alla mia somma di punti, quindi potrei crescere un pochettino di punteggio, ma sinceramente, ragazzi, No, non ne vale la pena. Io voglio fare una bella incetta di questa piccola... Insomma, poi quando magari metteranno un bonus la porterò su, se no me la tengo appunto come arma segreta nel caso in cui mi mancano, non lo so, 100 punti, la porto su di qualche livello e faccio quei 100 punti di potenza. Nel magazzino invece, ah sì, ovviamente non ho shoppato in questo periodo, come vedete sono sempre fermo a 977.815 gemme shoppate. Non sono ancora arrivato al milione. Nel magazzino, stavo dicendo, abbiamo un po' di questi, li sto tenendo perché mi piacerebbe fare un bell'opening quando arrivo a 999, però non so sinceramente se avrò tutta questa pazienza, ma io piano piano ci provo. Questo qui è il magazzino, ragazzi, non c'è nulla di particolare nel magazzino. Queste qui sono le copie delle carte eroe, magari se ne è aggiunta qualcuna se ne è aggiunta qualcuna di copia di carte eroe. Minchia, perfetto, sembra più difficile della pala di pelle di Apollo. Queste qui sono le carte dell'eroe, cioè degli eroi, insomma, gli eroi che ho in carta, in formato carta, quindi digitale, non cash, quindi contante. E non c'è nulla di particolare. Un eroe che mi piacerebbe tanto avere è un'altra copia dell'Arpia, oppure un paio di copie di Rodolfo, oppure di Valentina. Quelli lì sono eroi che mi piacerebbe evolvere. Sinceramente, riguardando il mio altare degli eroi,
diversi eroi che non ho evoluto e andrebbero evoluti, come per esempio il Teschio, sì, non l'ho ancora fatto Evo 2, Valentina ancora Evo 1, poi abbiamo Addestratori Belve che sicuramente dovrò fare Evo 2 perché mi serve per l'Arcidemone, il carissimo Grimfind che è ancora Evo 1, poi vabbè, Babbo Natale Evo 1, Dio della Guerra 7, Skill a 9 da quando è uscito, mamma mia. Re Fantasma magari me lo posso fare, però non ho urgenza e non credo di avere neanche abbastanza prestigi. Sì, ho anche finito i Do, ho esaurito tutti quanti i Do, veramente sono rimasto senza, non so come fare, perché tipo per portare sugli eroi adesso è una guerra, è veramente una guerra, sono rimasto senza Do, senza niente, non so più dove andare a sbattere la testa se non vendendo libri e facendo spedizioni ogni giorno, ma comunque non mi bastano, sono in rosso con i Do. Credo di aver mostrato bene o male tutto quanto quello che c'è da mostrare. Il Regno Perduto, ragazzi, è sempre quello lì, non è cambiato nulla, anzi ho fatto pochissima esperienza, in media dovrei riuscire a fare 1000 punti esperienza al giorno, io sono fermo a 41.000, quindi 41 giorni di gioco da 2-3 mesi, cioè non è che sono fermo, però da quando ho livellato sono passati 2-3 mesi e insomma diciamo che non sono proprio attivissimo nel Regno Perduto, ma questo qui è un altro discorso. Questo video direi che è abbastanza lunghettino anche, quindi lo chiudo qui. Io spero vi sia piaciuto, come al solito ho fatto il video mensile, anche se con un po' di ritardo, ma l'ho fatto, quindi l'ho promesso, sto continuando a farli. Se ve lo state chiedendo, sì, sta arrivando anche la guida completa su Castle Clash, è che il gioco continua a cambiare, continuano a inserire cose, io faccio una scaletta, poi vabbè, insomma, non prendiamo scuse. Sto cercando di fare tutto quanto, ma non ci riesco e quindi da qualche parte devo pur mollare. Intanto ragazzi, questo video giunge al termine, io spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. Ci vediamo come sempre nel prossimo video, domani, ciao a tutti!